Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV. Oggi sta per nascere un comitato civico per la tutela dei beni archeologici e culturali del quartiere Mariconda, dopo che i lavori di abbattimento dell'edificio che ospitava l'ex pizzeria Carminuccio hanno fatto emergere dei resti che sembrerebbero di epoca romana. Ancora una volta i residenti sollecitano un intervento della soprintendenza. Sentiamo. Dal regno della pizzeria Carminuccio di Mariconda potrebbe emergere un tesoretto archeologico. Le vibrate proteste nate con le operazioni di abbattimento della storica palazzina stile Liberty all'ingresso del quartiere che per anni ha ospitato la storica pizzeria ed ora è parte di un progetto di realizzazione di un fabbricato residenziale ai sensi della legge regionale del piano casa con appartamenti di lusso, oggi non si rivelano pretestuose. Sta per nascere un comitato civico per la tutela dei beni archeologici e culturali del quartiere Mariconda, rappresentato dal dottor Davide Della Mura, dopo che i lavori di abbattimento dell'edificio che ospitava l'ex pizzeria Carminuccio hanno fatto emergere dei resti che sembrerebbero di epoca romana, dei veri e propri quadranti di reperti che per i residenti non corrispondono al perimetro della palazzina abbattuta, anzi sembrerebbero emergere dalla parte del terreno che ospitava un giardino. Ancora una volta i residenti sollecitano un intervento della sovrintendenza. I resti potrebbero essere parte di una costruzione risalente probabilmente all'epoca romana, poi tombato dalla costruzione della stessa palazzina. Sospetti sicuramente, ma sospetta tutto lo svolgimento della vicenda, da quando è iniziata la demolizione, in maniera rapida e inesorabile. Non siamo riusciti noi, come abitanti del quartiere, in nessun modo a farci tutelare in qualche modo dagli enti locali, dalla polizia. Personalmente ho provato a contattare i vigili urbani, la polizia di Stato, i vigili del fuoco. Ho provato in tutti i modi, anche perché le metodiche con cui è stata demolita questa palazzina, a mio giudizio, non sono state le più idonee, perché il quartiere si è riempito di una polvere, di una nube che ha investito per ore tutta l'area, e chiunque è transitato, anche i non residenti della zona, si è reso conto della pericolosità. E tra l'altro sono stati anche rimossi delle parti del fabbricato che sicuramente contenevano Eternit. Oggi l'abbattimento è stato completato, ma è ben chiara, insomma, un'area dove si vedono dei quadranti che sembrerebbero proprio dei reperti. Sembrerebbero sì, sicuramente non sono parte della fondamenta di quella che era la palazzina attuale, che è dell'ex Carminuccio, ma sono fuori dal perimetro. Quindi sicuramente non fanno parte, non sono delle fondamenta, magari è qualcosa che c'era precedentemente, che è stato sepolto. Da qui l'iniziativa di molti residenti della zona che sarebbero per partire con una petizione anche per sollecitare la soprintendenza ad effettuare i dovuti controlli nella zona, visto che ci sono delle aree che sembrerebbero dei reperti. Sicuramente, i residenti e chi altro è interessato, perché credo che sia un qualcosa che interessi tutta la comunità questa, è la storia della nostra città che a questo punto viene sepolta continuamente a favore di queste costruzioni, ma cioè, fino a che punto? Salerno è una città che si svuota anno dopo anno. Ad ogni modo, come residenti e come cittadini, sicuramente siamo in procinto di realizzare un comitato civico, quindi tutta una raccolta firme, tutte le persone che si vorranno aggregare a questa protesta saranno ben accette. A proposito di petizioni, i genitori degli alunni della scuola Matteo Mari di Piazza Luciani a Torrione hanno tenuto questa mattina un'assemblea pubblica sul dimensionamento scolastico. L'iniziativa è stata promossa per ribadire ancora una volta il loro dissenso alla scelta di accorpare la scuola con l'istituto Barra. Avviata una petizione, più ragionevole per loro l'accorpamento con la vicina scuola media Posidonia. Sentiamo.
No all'assalto della scuola Matteo Mari e il manifesto comparso stamani in piazza Alfonso Trucillo dinanzi alla scuola del quartiere Torrione a Salerno, dove i genitori degli alunni hanno tenuto un'assemblea pubblica sul dimensionamento scolastico. L'iniziativa è stata promossa per ribadire ancora una volta non la con loro contrarietà al dimensionamento degli istituti, quanto invece ai criteri scelti che non tengono conto della territorialità. Mentre per altre scuole della città di Salerno, come nel caso delle frazioni Collinari, si è giunti ad una soluzione facendo prevalere le ragioni del territorio, per l'istituto comprensivo Matteo Mari si profila la costituzione di una nuova istituzione scolastica con l'accorpamento dell'istituto Gennaro Barra di via Lungomare Trieste. Stamani l'avvio di una petizione per sostenere la scuola del quartiere che nel giro di poco tempo ha raccolto numerose firme. La Matteo Mari chiede che si ritorni alla prima formulazione che metteva su carta la nascita dell'istituto comprensivo con la vicina scuola media Posidonia, che di fatto già rappresenta un tutt'uno con l'istituto comprensivo di Torrione. Allora, noi non siamo contro l'accorpamento degli istituti scolastici, anzi, c'è bisogno di semplificazione, di nuove definizioni, quindi insomma, meno costi anche per lo Stato. Il concetto è un altro, noi dobbiamo capire quali sono i criteri di questi accorpamenti. Non possiamo essere accorpati a un istituto che sta insomma, dall'altra parte della città, che creerebbe difficoltà alle famiglie, ai cittadini, insomma, agli alunni. Sulla segreteria, per discutere con una dirigente, con un segretario, che sono vicende che qui abbiamo quotidianamente, insomma ci sono delle classi che quotidianamente affrontano queste problematiche, cioè tutti che hanno un figlio a scuola sanno come si ci muove in queste circostanze. Passiamo da 700 a 1500, oggi sia noi, sia penso l'altro istituto, riesce a parlare quotidianamente con la dirigente se c'è un problema. Domani cosa succederà? Quindi noi vogliamo capire una cosa molto semplice, possiamo accorpiamo questi istituti, ma con un criterio soprattutto territoriale, quindi per noi va bene riconfermare la prima insomma, delibera della Regione Campania che accorpava l'istituto Plesso Posidonia dell'IC Bar alla Matteo Mari. Oggi è partita una petizione, che cosa vi aspettate adesso da questa raccolta di firme? Guardi, questa noi non vogliamo fare nessuna sommossa, nessuna minaccia, insomma non facciamo nessuno sciopero di classe, noi dobbiamo andare a scuola, vogliamo insomma partecipare, ci stiamo preoccupando dei nuovi progetti per la scuola, cioè pensiamo ai nostri figli. Proprio perché pensiamo ai nostri figli, noi vogliamo chiedere alla politica salernitana, chi ha scelto ha individuato questo tipo di criterio scellerato, insomma se conosce la città, se conosce le problematiche. La prima delibera è andata in una direzione, sembra di buon senso, questa non abbiamo capito quali sono state le motivazioni che hanno spinto a questa modifica. Quindi magari se c'è possibile un tavolo tecnico, però la petizione è una questione simbolica, abbiamo raccolto in 12 ore 700 firme, però insomma, questo ha poco senso, perché questo si discute su un tavolo tecnico con dati alla mano, con plessi che hanno tratto, gli edifici hanno grosse difficoltà, grosse carenze proprio strutturali, quindi i problemi di Salerno sono ben altri che un accorpamento di due IC, perché alla gente poco interessa questo, mi interessa avere una scuola bella, curata, e il cittadino ha interesse ad avere una risposta dalla pubblica amministrazione, cioè a trovare una segreteria, un dirigente quando serve. Succederà così domani? È impensabile che una dirigente possa gestire 1500 alunni, per come poi la nostra dirigente, perché chiaramente parlo di lei in quanto non conosco altri dirigenti, è una persona che si impegna tantissimo, che segue proprio personalmente, individualmente ogni bambino, da quello che ha difficoltà particolari a semplici problemi giornalieri. Quindi fondamentalmente sarebbe veramente complicato poter gestire un complesso di 1500 alunni. Speriamo che qualcosa si possa fare per ritornare a quella che era la situazione iniziale, quindi l'accorpamento della Matteo Mari con la 20 settembre. E quello che chiediamo è una spiegazione su quelle che sono le motivazioni di questo accorpamento, soprattutto considerando che le scuole interessate sono a Canalone, sono dall'altra parte della città, quindi questo comporterebbe delle difficoltà logistiche anche per gli insegnanti, per i docenti impegnati nel potenziamento, per i collaboratori scolastici, e alla fine chi ne fa le spese? Sempre gli alunni. Voi siete qui a difesa della scuola, oggi è partita anche la petizione, cosa farete nei prossimi giorni? Sicuramente non sospenderemo le attività didattiche, perché appunto la formazione dei nostri figli insomma è fondamentale che vada avanti, ma sicuramente non ci fermeremo, ci saranno delle interrogazioni e chiederemo a chi ha preso questa decisione
ragione, diciamo la ragionevolezza, ecco, di trasmetterci la contezza di queste decisioni. Non ci fermeremo, questo è sicuro. Un'opportunità unica per le famiglie, studenti e appassionati di agricoltura per conoscere oggi le opportunità didattiche legate all'istruzione che crea figure professionali nel mondo dell'agricoltura. Oggi al Profagro gli studenti hanno presentato le attività formative dell'istituto scolastico che conta ben 8 sedi in provincia di Salerno. Sentiamo. Sono gli stessi alunni del Profagri, l'Istituto Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, a spiegare in modo semplice quali sono tutte le opportunità e i diversi elementi che caratterizzano la scuola che frequentano, aiutando ad orientarsi coloro che si accingono alla scelta della scuola superiore. Si è svolto stamani a Salerno, presso la sede di Via delle Calabrie, l'Open Day, un vero e proprio salone dell'orientamento, spalancando le porte della scuola per fornire a famiglie, studenti appassionati di agricoltura le opportunità didattiche legate all'istruzione che crea figure professionali nel mondo dell'agricoltura, un settore che grazie all'innovazione tecnologica si è fortemente modernizzato. A pochi giorni dall'avvio delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, stamani in tanti hanno avuto l'opportunità di effettuare visite guidate nei laboratori, in primo luogo la Vertical Farm, dove si sperimenta e si applica l'agricoltura indoor verticale, e la cantina, dove il Profagri produce vini pregiati, il Pennarossa ha vinto nel 2023 il concorso nazionale Bacco e Minerva, oltre che incontrare i docenti e studenti attuali, nonché partecipare a sessioni dimostrative. A parte le materie classiche letterarie, facciamo agronomia, biologia, chimica, tecnica delle produzioni, poi alcune materie si fanno dal terzo anno in poi. Abbiamo una produzione di vino e lo vendiamo. Abbiamo uno shop, quindi vendiamo la verdura e le cose, anche la frutta che facciamo. Fuori abbiamo un'azienda con una vertical farm, che sarebbe proprio una produzione di cose in verticale. Tu perché hai scelto questa scuola? Allora, ho scelto questa scuola perché sono amante della natura, degli animali, dei fiori, delle piante e di queste materie. Perché dopo voglio andare all'università, voglio fare biologia, che raccoglie tutte queste materie poi. Quanto ti entusiasma questo percorso scolastico e quanto lo consiglieresti agli altri? Io lo consiglierei tantissimo, vi dà talmente tante opportunità che non si ha nemmeno l'idea. Per quanto riguarda la produzione di vino, che prima ne ha parlato anche la compagna, io sono andata per esempio a fare un concorso, il Bacco e Minerva, dove abbiamo vinto per la produzione di Pennarossa. È stato emozionante perché poi, dato che siamo noi proprio a produrre il vino, per noi è un'emozione il fatto che siamo stati primi in classifica. Infatti quest'anno ospiteremo un sacco di scuole agrarie di tutta la Campania. Quindi ho scelto questa scuola proprio per questo. Mio nonno ha un limoneto a Cetara che vorrei prendere in gestione. Con le nuove tecnologie che sono nate adesso posso veramente valorizzare ancora di più quella che è il limoneto di mio nonno. L'Open Day è un'occasione per comunicare l'impegno dell'Istituto Profagri, con ben 8 sedi nella provincia di Salerno, nel fornire un'istruzione agraria eccellente centrata sull'innovazione, per dimostrare il suo ruolo come motore di crescita e sviluppo nel settore agricolo della regione. La nostra missione all'Istituto Profagri è quella di fornire un'istruzione all'avanguardia che prepari gli studenti a diventare leader nel settore agricolo, governando i nuovi processi tecnologici, ha affermato la dirigente Carmela Sant'Arcangelo. Noi formiamo alla conoscenza di quelle paroline chiave del nostro futuro, che sono il green, che è la sostenibilità ambientale, che è la tutela delle biodiversità, e qui non sono una materia alternativa, no, sono le materie fondanti di questo istituto. E devo dire, con l'esperienza fatta quest'anno di presidenza degli esami per agrotecnico, ho ritrovato negli ex allievi dei professionisti affermati, laureati dall'economia alle scienze agrarie, alla biologia, entusiasti e con il futuro nelle mani.
Una scuola che è cambiata tanto negli ultimi tempi, che mette insieme l'agricoltura con le nuove tecnologie, tante opportunità per i giovani studenti che hanno grosse opportunità soprattutto nel mondo del lavoro. Sì, sì, dicevamo da sempre questa scuola, ma negli ultimi 10 anni, grazie anche alla presidenza Turchi, ha innovato moltissimo nel sistema della formazione degli alunni da una parte, ma anche nel sistema del trattamento delle discipline, quindi un'attività laboratoriale STEM a tutto campo. All'inizio ho girato un po' nei laboratori e veramente entusiasta del lavoro fatto dai docenti di materie, discipline tecnico-professionali insieme ai docenti di biologia, chimica o matematica, che affrontavano appunto la tessitura del terreno sotto vari punti di vista insieme ai ragazzi. Quindi le STEM e l'interscambio tra le discipline scientifiche qui è una realtà che si fa anche senza sapere che si chiamano STEM. Ecco, i ragazzi qui vivono a tutto campo la scuola, non solo in classe ma anche praticamente. Quali sono le sfide per il nuovo anno scolastico? Le sfide ci sono tante. Una è quella che i ragazzi diventino sempre più consapevoli dell'importanza della formazione presso il professionale per l'agricoltura, non solo a Salerno, ma noi abbiamo una realtà non singolare, ma quella a cui dovrebbero aspirare le scuole che vogliono mantenere un'identità. È impensabile avere 1000 alunni tutti nella stessa sede, con le difficoltà di trasporto o altro, mentre invece il raccordo tra sedi che nel nostro caso spaziano da Sarno, Castel San Giorgio, Angri, Fisciano a Battipaglia e Capaccio, con al centro Salerno, e la possibilità di mettere insieme, fare inclusione, scuola inclusiva, ma la scuola che tiene conto delle diversità del territorio e si adopera con uno sforzo notevole per garantire la territorialità, le differenze, valorizzarle, perché è questo che deve fare il sistema Italia. E veniamo ora alla cronaca. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Eboli con la squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Salerno sono riusciti a recuperare in una ditta di autotrasporti della provincia di Salerno 2 autovetture di lusso destinate al mercato estero. Sono state sequestrate. Il servizio. 2 autovetture di lusso rubate destinate ad essere esportate all'estero, sequestrate dalla Polizia di Stato nell'ambito di una mirata attività di controllo ed esercizi commerciali di vendita e trasporto di veicoli. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Eboli con il personale della squadra di polizia giudiziaria della sezione della Polizia Stradale di Salerno sono riusciti a recuperare 2 autovetture di lusso destinate al mercato estero. In particolare, nel corso dei controlli presso una ditta di autotrasporto della provincia di Salerno, i poliziotti, grazie al loro acume investigativo, hanno individuato 2 veicoli di provenienza sospetta: una Maserati Levante, il cui valore supera i 100.000 euro, e una Jeep Compass che, dai successivi accertamenti tecnici effettuati nell'immediatezza, sono risultati rubati lo scorso mese di dicembre nella provincia salernitana. L'azione tempestiva della Polizia Stradale ha consentito di recuperare i 2 veicoli prima dell'imminente trasferimento all'estero. Il controllo effettuato si colloca nell'ambito di una più ampia e delicata attività di contrasto alle pratiche illecite che coinvolgono il mercato dell'usato e che annovera come attori protagonisti vere e proprie organizzazioni criminali che, dopo aver bonificato i veicoli rubati in Italia mediante la disattivazione di allarmi e sistemi di geolocalizzazione con un'accurata contraffazione dei telai, targhe nuove e documenti falsi, li esportavano verso stati esteri. Torniamo ad occuparci del caso del bimbo di 3 mesi affetto da meningite batterica e ricoverato in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli, perché le controanalisi affidate al laboratorio chimico tossicologico dell'azienda ospedaliera universitaria Van Vitelli hanno confermato la presenza di tracce di cocaina nelle urine, mentre hanno escluso la presenza dello stupefacente nel sangue. Gli esami erano stati richiesti
richiesti dal reparto di terapia intensiva del Santo Bono dopo che ieri si era creato un giallo attorno alla presenza della cocaina nell'organismo del piccolo. Le analisi sulle urine svolte dall'ospedale di Salerno avevano rilevato la presenza di cocaina, erano state però successivamente contraddette da quelle effettuate dal Cardarelli. Da qui la necessità di un nuovo esame affidato all'Università Vanvitelli. Le analisi effettuate con metodica gas cromatografica ad altissima sensibilità hanno rilevato invece la presenza di tracce di cocaina nelle urine e l'assenza di cocaina nel campione di sangue. Questo segno evidente che il bambino possa aver inalato la sostanza. Restano molto severe le condizioni cliniche del piccolo affetto da meningite batterica, per la quale la prognosi resta sempre riservata. Si chiamava Raffaele Acampora, aveva 50 anni, era di Sant'Antonio Abate, il rider che nella serata di ieri è stato travolto ed ucciso da un treno della Circumvesuviana tra Bosco Reale e Scafati lungo la tratta Torre Annunziata Poggio Marino. Sull'incidente la procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta con le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Scafati. Sentiamo. Un'altra vittima dei binari, un'altra persona che perde la vita dopo essere stata travolta da un treno in corsa. L'area è quella della Circumvesuviana, siamo tra le stazioni di Bosco Reale e Scafati e già conosciuta per altri fatti di cronaca avvenuti in passato. Raffaele Amatruda, 50 anni, di Sant'Antonio Abate, è morto investito da un convoglio in corsa. Lavorava come rider, cioè effettuava consegne, nelle abitazioni della zona portando pizze e felicità nelle famiglie. Erano le 8 di ieri sera, Amatruda, molto conosciuto a Scafati, stava iniziando il suo turno ed era a bordo del suo scooter. Si è trovato nella zona del passaggio a livello di via Annunziata Scafati, una struttura che presenta il segnalamento ottico ed acustico, ma non le sbarre, e si trova lungo la tratta Torre Annunziata Poggio Marino, tra le fermate di San Pietro e Cangiani. Ancora da accertare cosa sia avvenuto realmente, di fatto l'uomo è stato travolto e ucciso dal treno della Circumvesuviana. Sul posto sono giunti i carabinieri, il personale del 118, il sostituto procuratore di turno del Tribunale di Nocera Inferiore. Ma per Raffaele Amatruda non c'è stato niente da fare, il suo corpo dilaniato dal treno, la scena che si sono trovati di fronte tutti i presenti era davvero drammatica. Subito dopo sono arrivati nei pressi della zona stessa anche alcuni colleghi dell'uomo, straziati e sotto shock. Sull'incidente la procura nocerina ha aperto un'inchiesta con le indagini affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, in particolare alla tenenza di Scafati. Secondo le comunicazioni dei responsabili dell'EAV, l'ente autonomo Volturno, società regionale di trasporti, il passaggio a livello risultava regolarmente funzionante. Si dovrà capire dunque se ci sia stata imprudenza da parte dell'uomo oppure se è accaduto qualcos'altro. La tratta è rimasta interrotta per alcune ore con EAV che ha istituito in via eccezionale un servizio sostitutivo con bus. L'inchiesta invece ci dirà la verità su questa vicenda. L'idea proposta dal presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, durante la presentazione dei lavori della nuova viabilità nella zona del Consorzio Asi di rendere come punto di partenza di traghetti e dagli scafi l'area di Capitolo San Matteo a beneficio dei turisti che sbarcheranno all'aeroporto di Salerno Ponte Gagnano ha suscitato le perplessità del presidente di Federalberghi Antonio Ilardi. Ci permettiamo sommessamente ed evidenziare che tale soluzione costituirebbe un eccezionale incentivo a non visitare Salerno e a non pernottare nelle strutture ricettive cittadine. Sarebbe inoltre una masochista agevolazione per ridurre la permanenza media in provincia, cancellando la sosta a Salerno. Sarebbe infine, continua Antonio Ilardi, un colpo mortale per alberghi, strutture ricettive extraalberghiere, operatori dell'accoglienza, ristoranti e taxi del comune capoluogo che per sé
7 mesi all'anno vivono di turisti che si recano a fare escursioni in costiera amalfitana. L'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, continua il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi, deve sviluppare ben più decisive integrazioni con le altre reti di trasporto. In primo luogo con le reti ferroviarie, visto che confina con la principale linea ferrata del Mezzogiorno. Evitiamo per favore, conclude Ilardi, iniziative costose e controproducenti. E restiamo nell'agro nocerino sarnese perché un incendio di vaste dimensioni si è verificato nel pomeriggio di ieri ad un maxi store in via Sarno vicino all'ospedale Villa Malta di Sarno. Le fiamme sono state domate dopo diverse ore di duro lavoro per i vigili del fuoco. Sentiamo il nostro corrispondente. Mamma mia, che gelo! All'improvviso le fiamme, poi una densa nube di fumo nero che si alza verso l'alto, visibile a distanza, e il pauroso incendio che nel pomeriggio di ieri si è sviluppato all'interno dei capannoni di Tutto Casa a Sarno. L'allarme è scattato poco dopo le 16, dopo che alcuni residenti hanno notato la densa nube di fumo che si stava sprigionando. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sarno, ad intervenire anche i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire il tutto insieme all'avvocato dei titolari Nunzio Giudice, che escluderebbe il danno doloso. Dalle prime ricostruzioni infatti si evince che la scintilla sia stata provocata dai materiali infiammabili ed elettrici delle decorazioni natalizie, un incendio che, alimentato dal vento di questa mattina, non si riesce a contenere e che ha inghiottito gran parte del reparto di abbigliamento dove sostavano i materiali elettrici e gli addobbi che sarebbero dovuti essere sostituiti al termine delle festività natalizie. Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. I danni stimati dal legale dei proprietari ammontano a circa 20.000 euro. E tra poco parleremo di sport, di calcio, giornata di derby Napoli-Salernitana, ma ne parliamo tra poco dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. In collaborazione con Monte Nubi con deboli piovigini. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport. Oggi la gara di Napoli, per la quale Inzaghi è in evidente emergenza, specie a centrocampo. Dalla prossima settimana altri arrivi previsti: dal Napoli via libera per Zanoli, mentre dalla Lazio c'è il croato Brasic e dalla Cremonese lo sloveno Maier. Alle 15 l'incontro a Napoli. Sentiamo. Niccolò Pierozzi, unico volto nuovo nella settimana del derby col Napoli, ma Filippo Inzaghi non si fascia la testa prima del tempo. Il tecnico granata si farà bastare quel che ha, cambiando magari di posizione e ruolo a qualcuno e sperando che finora chi ha giocato meno possa tirar fuori qualcosa in più a livello di rendimento e di intensità. Il Napoli è scosso da polemiche interne ed avverte il peso del malcontento dell'ambiente, ma nonostante assenze e problemi ha pur sempre un potenziale notevole. La Salernitana ci proverà con le sue armi e senza timore, ma è chiaro che l'assetto d'emergenza in mediana alla lunga potrebbe penalizzare il granata, cui Inzaghi chiede spirito e carattere delle ultime prove. Uscito rinfrancato dal confronto con Iervolino e Sabatini, il tecnico aspetta rinforzi. Dopo Pierozzi, per la fascia destra arriverà dal Napoli Alessandro Zanoli, classe 2000, lo scorso anno alla Samp. In mediana c'è l'esperto sloveno Maier della Cremonese, ma soprattutto il croato Basic della Lazio, giocatore con spiccate attitudini offensive, adatto per una mediana a 3. In avanti Sabatini punta sui Nandus del Groningen, mentre per la punta tutto ruota intorno a Dia. Tra i nomi cercati in passato potrebbe rispuntare l'olandese Boadu del Monaco. Pochi ma buoni, sembra questo il pensiero di Filippo Inzaghi in vista del derby. Il tecnico non si nasconde dietro le assenze e carica la squadra e i tifosi. La Salernitana può fare comunque una grande partita e può salvarsi. Importante la visita di Sabatini alla squadra in settimana. Sentiamo.
Sì, nel senso, negli ultimi due giorni abbiamo provato Sambia Mezzala, che l'ha già fatta, è arrivato anche Pierozzi, che è un ragazzo che può fare anche quel ruolo. In questo momento sappiamo del deficit in quel punto del campo, per cui mi interessa poco, insomma, se giocheremo a tre a metà campo, possono giocare loro, può giocare Candreva. Per cui ho in testa questi due sistemi che ci hanno dato tanto nelle ultime partite, per cui in base agli interpreti che sceglierò, anche se ho trovato Pierozzi in ottima forma, nonostante insomma, non giochi da sei mesi, anche se insomma, Pierozzi è un ragazzo che conosco bene, non dobbiamo dargli troppe responsabilità, insomma, ha fatto un grande campionato l'anno scorso, ma in Serie B è molto giovane, per cui non vorrei caricarlo di eccessive aspettative, però è un ragazzo che ci darà una mano, è un ragazzo positivo, per cui così abbiamo già parlato di Pierozzi. E niente, voglio rivedere la mia Salernitana, nelle ultime da Bergamo è la mia Salernitana, è una Salernitana che lotta, combatte, che meritava molti punti in più per varie cose di cui abbiamo già parlato, abbiamo visto, ci sono mancati qualche punto sul campo, ma queste partite ci devono aver dato una grande carica, una grande autostima, è bello allenarli, stiamo bene, molto bene fisicamente finalmente, per cui mi aspetto una grande partita, non mi interessa se siamo in pochi, siamo sufficienti per poter, dopo aver fatto una partita così con la Juventus, di andare a fare un grande derby a Napoli. Mister, buonasera, volevo chiederle, visto che lei ha sottolineato come da un certo momento in poi abbia trovato la sua Salernitana, quindi nel gruppo, nell'area anche, cosa è cambiato, cosa è scattato e poi l'impressione che la squadra ha ricavato martedì dalla visita del direttore Sabatini, quindi dalle sue parole, come il gruppo poi ha reagito a queste parole, insomma, se ha fatto bene alla squadra, insomma, qual è la sua impressione, visto che ci ha detto per lei, volevo chiederle per la squadra quanto è stato importante. Beh, insomma, la squadra è chiaro che insomma, vedere il direttore e sentire le sue parole è stata una carica ulteriore, ma io ho detto la mia Salernitana, ma sappiamo quante problematiche avevamo, per cui ci è voluto un po' di tempo, anche se devo dire che la squadra, sono ripassate nella mia testa tutte le partite che abbiamo fatto, penso il primo tempo di Firenze, primo tempo a Genova, primo tempo col Bologna, poi però il resto sulle 11 partite, 12, non so, mi ricordo neanche quante ne ho fatte, la squadra c'è sempre stata. Poi dopo è migliorata perché bisognava lavorare fisicamente, bisognava ritrovare compattezza, bisognava trovare stimoli, bisognava ricreare una certa mentalità nel gruppo. Per cui è chiaro che il lavoro è stato difficile, ma in questo momento sono molto, molto felice, sono d'accordo con il direttore, ci salveremo, ma non a parole, a fatti, la squadra lo sta dimostrando. Mi auguro che domani ci sia un ulteriore passo in avanti, anche se fare meglio della partita con la Juve non sarà semplice, ma voglio quella lotta, voglio quella gara, voglio quella libertà, anche leggerezza mentale che ci ha permesso di fare queste partite, anche perché ho detto una battuta ai miei giocatori, la mia compagna mi ha visto triste e poi mi ha detto, sai, magari chi non è dentro come noi, chi non, mi ha detto, ma se la tua squadra gioca in quel modo contro il Milan, con la Juve, perché devi essere triste? Ha ragione, io ero triste perché i punti, per i punti portati a casa, perché ne avremmo meritati sicuramente molti di più di quelli che abbiamo raccolto, però le prestazioni devono lasciare ben sperare e il campo ci deve dare continuità. E in chiusura di questo telegiornale il basket, torna il campionato di A1 per la prima giornata di ritorno, la Givova Scafati se la vedrà in casa con Reggio Emilia con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo lo stop di Tortona che ha precluso la possibilità di centrare la qualificazione alla finale ad 8 di Coppa Italia. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni, grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.